Nella decima giornata di campionato di Serie D Girone A, il Bogliasco ospita i Valdostani allo stadio Broccardi di Santa Margherita Ligure. Bogliasco che deve riscattarsi dalla sconfitta nel derby contro i cugini chiavaresi. Il Valdosta invece, che viene da 3 vittorie consecutive, deve confermare il buon momento che sta attraversando e mantenere una posizione di vertice. Le due formazioni sono divise da 8 punti, gli ingredienti per una bella sfida ci sono tutti. Gli uomini di Invernizzi partono bene, al 20° è Franca con Baudinelli che le crea lo spazio ad agganciare e tirare. Manon inquadra lo specchio della porta e la palla si spegne sul fondo. La risposta valdostana arriva pochi minuti più tardi con Baldi che si destregge in mezzo a 3 uomini bianconeri, ma il suo tiro viene respinto dal numero 1 locale. La partita si accende, minuto 30, Baudinelli viene innescato da Poesio, ma il suo tiro non è preciso. Ancora Bogliasco, Poesio prova il gol in acrobazia, gesto tecnico eseguito perfettamente, ma non riesce ad imprimere la giusta forza e Tullino blocca in presa sicura. Sul finale del primo tempo gli uomini di Invernizzi confezionano il vantaggio, corner dalla sinistra di Sgarzi per la testa di Bratto, la sua inzuccata vincente trafigge l'incolpevole Tullino. La ripresa, filmata e montata da Bruno Desole, vede i padroni di casa prendere coraggio ed iniziano a stabilirsi con regolarità nella metà campo ospite. Siamo al 5° minuto quando una veloce ripartenza innesca Baudinelli. In velocità il bomber penetra in area e tira botta sicura, non inquadrando la porta. Comunque l'arbitro Pirone di Ercolano ferma per fuorigioco. Al 14° gli ospiti reclamano un calcio di rigore su Pierbon, ma l'arbitro fa cenno di rialzarsi e ammonisce anche il centravanti Granata per simulazione. Proprio nel miglior momento del Bogliasco il Valdosta agguanta il pareggio. Masi capitalizza al meglio l'azione insistita di Cusano, trafiggendo Bregasi sul primo palo. La partita è divertente e vive di continue folate. Beffa Bogliasco al 30°, si concretizza il sorpasso valdostano, cross dalle retrovie per capitano Emiliano che spizza di testa eludendo l'uscita avventata di Bregasi. 2-1 Valdosta. Invernizzi inserisce Rossi e Cecchini per tentare il tutto per tutto. Forcing finale del Bogliasco al 40°, Franca si divora il gol del pareggio. La sua conclusione al volo di sinistro chiama la prodigiosa parata di Tullino. Valdosta che si conferma squadra cinica e spietata ottiene la quarta vittoria sulle ultime 4 partite. Delusione Bogliasco per non aver saputo mantenere il vantaggio.